L'onorevole Aldo Patriciello, membro del Parlamento europeo dal 2006, si ricandida nuovamente con la Lega di Salvini alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. L'europarlamentare di Venafro è candidato nella circoscrizione meridionale che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Conosco bene tutto il sud, in 20 anni di mia attività parlamentare mi sono sempre occupato, diciamo, degli interessi dell'Italia meridionale, per cui ho dato voce alle nostre regioni. Poi la competizione elettorale per noi non è soltanto il momento elettorale, per noi è lavorare 5 anni vicino agli imprenditori, vicino, diciamo, ai giovani, ma soprattutto dare voce agli amministratori che sono sempre quelli più abbandonati, soprattutto in particolar modo a livello europeo. Come pensa di aiutare anche l'Abruzzo e il Molise a fare quel passo in più verso l'Europa? Ma io sono molisano, per cui sono tra quelli che fanno tifo affinché si torni all'Abruzzo e al Molise. Sono uomo di questa terra, di questa comunità. Mi sento vicino anche all'Abruzzo perché è la mia terra, è la mia storia, voglio dire. Certo, l'Abruzzo ha fatto un passo in avanti, è una regione che è cresciuta tantissimo, ma adesso l'Abruzzo deve affrontare il tema del cambiamento del mondo dell'imprenditoria, deve affrontare questa emergenza mondiale che tutta l'industria vivrà nei prossimi anni, per cui dovrà riorganizzare il tessuto produttivo, dovrà fare nuove strategie puntando magari molto di più sul turismo, sull'agricoltura, sulla ricchezza del mare, cioè puntare su nuove, deve aprire nuove sfide per sostituire quello che in qualche modo subiranno delle riduzioni, perché l'industria nel mondo cambierà. Dobbiamo avere questa consapevolezza tutti di questo cambiamento.